Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Brawl Stars. Ragazzi, dalla schermata potete intuire quello che andremo a fare oggi in questo episodio. Ma prima di iniziare, pollicione all'insù per supportare questi video. Ho visto che gli episodi precedenti vi sono piaciuti e questa cosa mi rende orgoglioso di voi. Allora, abbiamo 33 bauli da aprire e 3 casse enormi sempre da aprire. Tanto per cominciare, signori, andiamo a riscattare Brock, che non è l'allenatore dei Pokémon, ma è semplicemente un tizio con il lanciamissili. Devo essere sincero, non mi fa impazzire come personaggio, però è pur sempre un personaggio in più, ok? Io direi di iniziare ad aprire le casse e poi se ci sarà tempo giocheremo anche, ma sicuramente ci sarà tempo. Ce lo faremo scappare fuori per forza. Penny e Piper. E un biglietto, non male, non male, non male. Finché ci sono oggetti bonus va sempre bene. 17 monete. Ancora Penny, che a me non piace. Non piace, no. Con una C, non piace. Ancora, 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 vediamo. 30, bombardino mi fa un po' schifo. E Brock, non male, 10 per Brock ci sta. Ma da questi bauli omaggio, che poi tra l'altro omaggio non sono perché li ho guadagnati, possono uscire brawler leggendari? Perché se Pam, 10 per Pam sono molto buone, anche per Frank, raga. Perché io sto cercando di maxare Frank, Pam e Shelly. L'ho chiamata, ho chiamato Shelly. 12 gemme! Questo è oro che cola, buono, buono, buono. Colt, oggetto bonus, niente. Peccato. 12 gettoni, Colt, Beryl e niente, basta, non ci sono oggetti bonus, peccato. Brock, Penny, nient'altro. Apriamo una cassa enorme, vediamo se magari qua ci dice meglio. Beryl, Frank, molto buono per Frank. Oggetto bonus? No, Penny. Però ci sono anche gli oggetti bonus, vabbè. Due ticket, niente male. Ne abbiamo 25 per il primo. Raga, io ho iniziato ad utilizzare il primo perché sto cercando di farmare un botto di coppe. E devo essere sincero, raga, e il primo è veramente forte. Cioè, se vi piglia da vicino, ha un cooldown bassissimo per le mosse. Vai, Nitta. Ok, ma niente. Per Frank, però, quindi buono per Frank. Vai. Comunque, ragazzi, io sto pensando... Brawler mitico! Da un baule omaggio, cioè di quelli facilissimi da trovare. Grandissimi! Oh, e ve l'ho chiesto poco fa, tra l'altro, eh. Ottimo! 10 e lode. Vabbè, raga. Domenico, 5000 coppe. Grazie mille per essere nel mio clan. Sto aprendo e registrando, magari dopo giochiamo insieme. Buono, buono, buono così, ragazzi. Non poteva andare meglio, sono sincero. Shelly e Frank, perfetti. Che succede? Perché caricamento? Deve uscire un leggendario, lo so. 7 per Frank, 10 per il primo. No, vabbè. Io ci ho sperato, raga. Jesse e il primo e niente. Comunque, tanta roba. Comunque abbiamo sculato, quindi ci sta, ci sta. Almeno qui trovo qualcosa. Eccola qui, Tara. E Beryl. Buono, buono così, buono così. Dai, ancora, ancora. Altre energie per Tara. Molto bene. Altre per Frank. Decisamente molto bene. Piper. Bull. Bull, ragazzi, se non lo nerfano è troppo forte. Bull andrebbe nerfato davvero. Bombardino. Shelly. E a me servono un botto di gettoni. 17. Penny. Beryl. Ok. Quante monete ho? 1500, ragazzi, è ottimo. Ottimo. Vai, pocio. E niente. Ancora, 18. Brock, Penny e basta. Un altro brawler? La vedo molto difficile, ragazzi. Significherebbe sculare a livelli esagerati. 8 gemme, 8 gemme, dai. Poteva andare decisamente meglio. Frank, e qui non ci sono oggetti bonus, peccato. Andiamo. Ancora. 70 monete, molto buone. Occhio, bonus rimasti. Un gettone. Peccato, regà. Punti energia per bombardino. 10 per Pam.
e non ci sono oggetti bonus. Peccato. Adesso rimangono le due casse enormi. Andiamo. Boom. 56. 8 per Jesse. 20 per Brock. E il primo 20. Bonus. E porca di quella vacca, mi ci fa credere sempre. Apriti. 69. Fantastico. 30 monete per Frank, ragazzi. Frank inarrestabile. C'è un bonus. C'è un bonus. Porca miseriaccia, porca. Vabbè. Allora, tanto per cominciare, raga. Io sono un grandissimo fan di Frank. Costa pochissimo potenziarlo, quindi subito. Pam non può essere potenziata. Raga, io sono tentato a potenziare Shelly. Ma effettivamente noi Shelly la andiamo ad utilizzare? Non lo so. L'evento inizia tra 4 giorni, ok, quindi non posso utilizzare, non posso fare assalti. Non importa. Ma a questo punto, ragazzi, abbiamo aperto 33 bauli, come si chiamano questi? Casse Brawl. Tre casse enormi. Andiamo a fare una sopravvivenza solo con il primo, così che almeno non rischio di perdere niente. Anche se vorrei provare Tara, quindi magari faccio una partita così e poi provo Tara. Ognuno per sé, mi sembra giusto, perché chi fa da sé fa per tre, e chi fa per tre, a posto, siamo pari. Vai, è il primo. Boom. Non l'ho livellato, ragazzi, perché chiaramente i personaggi che non mi piacciono particolarmente non li livello, non ci spreco le monete. Non hanno molto senso. Non fare i pezzi, fra. Scappa, scappa. Bravo, scappa, corri. Corri, ragazzo, laggiù. Tu, 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 tu. Guarda quello per quanto non mi ha colpito. Tu, 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 tu. Ok, Colt. Stai venendo qui, Colt. Boom, ti scoppio, Colt. Raga, mi viene dietro. Cerca di uccidermi. E poi chiaramente io lo ripago con la stessa identica moneta. Ti uccido io. Si avvicinerà a quello? Se poco poco ti avvicini all'erba. Madonna. Avvicinati all'erba. Avvicinati. M'ha visto? Sì, m'ha visto per forza. Vieni, vieni. A posto. No. No, primo. No, primo. No, non fare cazzate. Non fare primo. Oddio, Bull. Oddio, raga, Bull. Oddio, raga, Bull. Scappa da Bull. Qui subisco danni. Qui subisco di brutto. Mazza che partitona, regà. Mazza che partitona. Ed è livello 1 il mio primo, Ma no! Come fa a vedermi attraverso l'erba? Dai, ti prego, lasciami. Devo farmi l'ultima kill. Questa me la devo fare io. Scoppia. Ho cantato, ragazzi, ho cantato. Però abbiamo giocato molto bene, sono sincero. Abbiamo giocato bene, sì. Sono abbastanza soddisfatto. Sei coppe, si sale di grado. Cos'è successo? Ok, 10. Buono, 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 buono. Dunque, al momento io direi che si potrebbe fare una bella partita nel clan. Vediamo un po'. Se c'è qualcuno nel menu. C'è L'Oreale. Non so chi sia. Errore nella comunicazione. Va bene, allora Lorenzo. Adesso invito un po' di persone nel clan. Neanche Lorenzo ci sta. Questo. Ce l'abbiamo fatta, era ora. Ok. Andiamo. A Raffa Gemme, ragazzi, qui vince. O meglio, parte il countdown al momento in cui una squadra raggiunge le 10 gemme. In questo episodio non c'è il nostro caro amico Emilio, purtroppo. Oh, mazzalo! Bravo. Io sono già scoppiato, scusate. Buono. Tac, paralizzato, demolito. Tac, paralizzato e demolito. Troppo forte, Frank, guys. Troppo forte.
No, mi hanno accerchiato. Pazienza, pazienza, dai, dai, dai. Possiamo comunque farcela, eh. No, mi ha paralizzato lui. Porca miseriaccia, porca. Vabbè, dai, non importa. Andiamo avanti. Proviamoci ancora. Scoppia tu. Loro sono a 7, eh? Calmi. Boni, io già avevo preparato la super. Vai, vai, che è paralizzato, vai, che è paralizzato, facciamolo. Sì. Gemme nostre. E via. Ottimo. Ottimo, vai così ragazzi, tornate dietro. Tornate dietro. Venite, venite, venite che vi difendo. Venite, venite, venite. Buono, vabbè, sì, ciao. Ciao, finita. Finita a San Siro. Arrivederci. E che partita aggiungerei? Il migliore Domenico. Ma non sono proprio d'accordo, ma vabbè, dai. Migliore Domenico. Io non ho altro da aggiungere. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se fate parte del mio clan, vi ringrazio ulteriormente. Ricordate, pollicioni all'insù e condivisione di questo episodio. Noi ci vediamo sempre solo qui su Tuberanza. Ciao!